Ciao amici, oggi lo stress è tra i nemici numero uno della salute. Secondo uno studio scientifico, solo lo stress dal lavoro causa non pochi disturbi alla salute, sia in modo diretto che indiretto. Cosa vuoi dire? I disturbi diretti sono i danni dello stress, come l'aumento dei radicali liberi, mentre quelli indiretti sono i danni causati dai disturbi indotti dallo stress, tra cui insonnia, aumento di peso, caduta dei capelli, aumento di rischio per infarto, tumori e tanti altri. Quindi doppio stress! Sì, va tenuto sotto controllo e per farlo ci sono delle abitudini semplici ma efficaci che possiamo fare tutti. Ecco quali sono, ed ecco il momento giusto per mettere mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Passeggiatina! Bastano 10 minuti all'aria aperta per ridurre subito lo stress. Ovviamente bisogna cercare un posto tranquillo, nel verde, se si è in città un parco. È meglio farlo nelle ore di luce, così facciamo anche il pieno di vitamina D. 2. Leggere un libro. Se non possiamo uscire, abbiamo in casa i migliori amici anti-stress. Sono i libri che ci aiutano a staccare la mente dalla routine quotidiana. 3. Sport. Ma che fatica a combattere questo stress! Parlo di sport leggero, esercizio fisico. Non bisogna affaticare il corpo e causare altro stress. Il movimento aiuta a riequilibrare il sistema nervoso e fa sentire subito meglio. Potete seguire gli esercizi trendy e sani della mia playlist. Il link è in descrizione. 4. Pisolino. Per i più pigroni e stanchi, anche un bel pisolino è un ottimo rimedio contro lo stress. L'importante è chiudere gli occhi per almeno 15 minuti per riuscire a rigenerarsi. 5. Cambiare quello che stiamo facendo. Se una certa attività ci causa stress, cambiamola! Non è sempre possibile, lo so, ma possiamo cercare almeno di variare la routine o magari parlare con qualcuno per avere un sostegno in quel momento. Prima di vedere gli altri consigli, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e aiutatemi con un piccolo contributo mensile a fare sempre più video. Ogni singolo abbonamento può fare la differenza per la vita trendy e sana di tutti. Info in descrizione e dal telefonino cliccate la freccina vicino al titolo del video. 6. Comunicare le proprie emozioni. Nulla nuoce di più che tenere dentro di sé lo stress e le emozioni negative che lo stress provoca. Oh no, adesso mi toccherà sentire le grida di squalozzi. Ma niente grida, bisogna parlare dei propri problemi in modo equilibrato, maturo e adulto. 7. Pensare a qualcosa di buono. Pensiamo qualcosa di positivo contro i pensieri negativi. Per esempio, pensiamo a una persona cara o a un video divertente che abbiamo visto sui social, aiuta sempre. 8. Routine equilibrata. Organizzarsi non è sempre facile, ma cerchiamo di farlo tutti al meglio. Chi riesce a dedicare un po' di tempo anche a se stesso e alle persone che ama soffre meno di stress. Potete aiutarvi con i consigli di questo video. 9. Fare un check-up. Per sentirsi subito meglio, cosa c'è di meglio che sentirsi dire che stiamo bene e abbiamo una salute di ferro? E se ho qualcosa che non va? Beh, il dubbio causa più stress della notizia stessa. Almeno se sappiamo di avere un disturbo, possiamo trovare la soluzione ideale. E lo stress si riduce. 10. Rapporti con l'altro sesso. Ma non starei parlando di... anche di quello che secondo le ricerche ha tantissimi benefici contro lo stress. Ma per ridurre lo stress basta anche una chiacchierata con un'altra persona. Basta frequentare persone positive però. Ora che sapete come combattere lo stress in modo semplice e naturale, condividete questo video, aiutate anche gli altri a essere meno stressati, vi conviene. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Ho sbagliato. Oh no, doppio stress.